Il microebook proposto da Silvia Faini parte dall'unità minima definita in geometria, il punto, per definizione adimensionale e identico a se stesso in tutte le sue istanze. L'artista, però, decide di porre sotto la propria lente di ingrandimento i diversi puntini per far emergere le differenze che li caratterizzano, cromie particolari, forme e posizioni nello spazio, finendo per offrire ad ogni puntino una propria identità, un proprio specifico. Inoltre, le posizioni reciproche che i diversi puntini protagonisti del microbook occupano creano un'area che definisce una sorta di reticolato, il quale porta con sé un'idea spaziale. Parallelamente, la linea, seconda entità geometrica, diviene per l'artista un linguaggio giocoso, volutamente musicale all'orecchio e di semplice significazione, quasi infantile, che raccorda attraverso l'andamento curvilineo della scrittura. C'è un rimando a quei giochi di bambini che trovano il proprio senso nell'alternanza tra curvo e dritto, vuoto e pieno, aperto e chiuso, balzi e soste, rendendo fiabesco il gioco stesso.